Ragazzi, zoom zoom, benvenuti in questo nuovo vlog. Buonasera o buongiorno. Allora, apro questo vlog del sabato sera, praticamente da giovedì. Sono le 21:15, sto andando a casa e, come dire, oggi è un prefestivo. Sapete che domani è venerdì santo, qua è festa, quindi io sono molto contento. Oggi, raga, abbiamo finito di lavorare, timbrato alle 20:35, record. Qualche volta avevo timbrato alle 20:30 e quindi abbiamo battuto il record, perché c'è stato il mondo, eravamo solo in quattro e io ho venduto pesce tutto il giorno. Infatti l'odore me lo sto portando dietro, non vedo l'ora di fare una doccia e quindi sono contento che ho finito. Un gattino laggiù si sta, guardate, voi non lo vedrete mai se non scappa, ma sono cani, sì, cani sono gatti di casa, quindi non dovrebbe avere paura. No, sta camminando, che bellino, funziona sempre fare così bene. Quindi sì, sono stanchino però soddisfatto. Non vedo l'ora di bermi il caffè, ci sentiamo a casa che chiacchieriamo un po'. Per adesso ciao. Eccomi a casa, ragazzi, ciao! Che bello, finalmente, come se fosse un sabato. Allora, io adesso intanto ho subito il caffeuzzo. Vediamo cosa mi hanno mandato. Una bella cartolina. Dalla... oddio, Bielorussia. Allora, guardate qua. Sembrano dei dolcetti, non lo so. Aspettate che mi metto alla luce. Sembra che ci sia una ricettina. Però ovviamente... ah sì, è scritto in inglese. Ah, le fanno anche qua in Germania. Sono tipo delle frittelline di patate, cipolla. Wow, le vedete? Qua c'è la ricettina in inglese. Grazie, da Arina. Ciao Arina. Scusate il mio naso. Dal Post Crossing, grazie mille. Bellissima, particolare. Allora, vado a soffiarmi il naso. Ok, un attimo. Che noia questo naso. Allora, mi dicevano da piccolo, perché quando ti colava il naso, che ero troppo intelligente, che l'intelligenza cercava di uscire fuori. Non so, una cosa che dicevano da piccoli. Da piccolo, non lo so. Allora, io adesso mi vado a vedere qualcosa in TV, voglio cercare una nuova serie, perché praticamente le mie le ho tutte finite, non c'è nessuna puntata. No, bugia, devo continuare, ero così freddi anche se l'ho interrotta. Cioè, perché l'ho interrotta. Allora, stanotte mi sogno i pesci, secondo me, ragazzi, tutto il giorno a vendere pesci, mamma mia, e poi la mia collega addirittura, ve l'ho raccontato prima, non lo so, mi è venuta e ha detto, ma dov'è il pesce, l'hai già ritirato? No, è finito, non c'era più niente prima delle 8, mamma mia, eppure ieri è arrivato un ordine pazzesco, meno è meglio così, dai. Allora, vado a bermi il caffè, la mia macchinetta cosa fa? Ok, devo fare il risciacquo, ogni volta devo fare il risciacquo, raga. Ogni volta che lo accendo c'è un tastino che si illumina e sciacqua. Comunque sono contentissimo. Devo provare in un prossimo svuota spesa a comprare le cialde del latte. Perché devo guardare gli ingredienti, ma ho visto dei video su YouTube in tedesco che parlano di queste cialde. L'unico ingrediente è il latte in polvere. Quindi non dovrebbe averci zucchero, robe strane. Però prima guarderò gli ingredienti, raga, e vi farò sapere. Allora vado a godermi questo caffè e ci sentiamo tra pochissimo. Buongiorno. Ah, mamma mia, sono le 9:30, raga, ma io non mi alzo ancora. Mi sentite? Non mi alzo ancora, raga. Occhio occhiaia da zio Fester. Rimango ancora a letto, raga. 9:30 in punto. Dormita. Sento il vento nelle serrande, ma sembra che ci sia il sole, ha messo bello oggi. Non si capisce più niente, raga, ieri era bruttissimo. Freddo. Va bene. Faccio ancora due un pisolino, ci sentiamo dopo. Ciao, buongiorno. Ho appena fatto colazione, raga. Cosa devo fare? Niente. Oggi come sarà la giornata? Niente. Com'è il tempo fuori? Brutto, ma come mai?
Raga, come mai è così brutto il tempo? Nuvoloso, freddo, 10 gradi, vento. Ma venerdì santo ci sta, non mi ricordo mai un venerdì santo con il bel tempo. Allora, scusate che sto inquadrando robe a caso. Cosa devo fare? Oggi sarà la giornata sarà scansionata da lavare i piatti, cucinare la pasta al salmone a pranzo e poi rilavare i piatti, divano, serie TV, devo sistemare le cartoline, devo registrarle tutte sul sito. Guardate quante sono, ve le ho fatte vedere tutto. Tutte, questa è una cover del mio amico che deve venire a prendere, viene a bere il caffè pomeriggio e poi torna subito a casa. Sistemiamo un attimo. Avevo comprato queste gomme, raga, extra fresh alla fragola. Mamma mia, che buone. Senza zucchero, ovviamente. Quello sono sempre io. Voglio farmi un quadretto di questo. Mi piace molto questa foto, raga. Intanto la metto qua. Mettiamola qua. Ah, guardate cosa c'ho. Guardate, questo è un portafoto preso da AliExpress. Aspettate se riesco a infilarlo dentro. Sì, devo solo. Ah, sì, aspettate un attimo. Ce l'ho fatta. L'ho messo su questo portafoto che, vi ripeto, ho preso da AliExpress. Dai, carina, la lascio qua. Mi piace, la metto qua, così, come santino. Ciao Paolino, sono circondato da Paolini, mamma mia. Vedete, quelli sono i piatti di ieri del pasto che mi sono fatto da portare a lavoro, la carne che era buonissima. Va bene, e oggi butto i fiori, lo giuro, li butto, devo buttare anche l'immondizia, portare giù il sacco, quindi li butto dentro. Ciao fiori, alla prossima, al prossimo video spesa ne compro altri. E nulla, vi lascio per adesso, ci sentiamo dopo. Se volete, ovviamente, se volete. Sì, raga, io e il mio piedino. Oggi mi sto facendo prendere dalla pigrizia, ma va bene così. O no? Che dite? Sto guardando un video su questo ragazzo romano, Ciccalone Simone, che va un po' in giro in tutta Italia a fare video, insomma, adesso sta non mi viene il verbo, forza forza, sta visitando i quartieri spagnoli di Napoli. Il titolo è Napoli, quartieri spagnoli, dalla criminalità al turismo, perché questo quartiere non proprio famoso per cose belle, si sta riqualificando e i turisti lo frequentano sempre più. Quindi sono curioso, bellissimo ovviamente Napoli, non ci sono mai stato, ma boh, in questa o in un'altra vita ci andrò, come in tanti altri 1000 posti. Si sono fatti, è già mezzogiorno, raga. Comunque sta uscendo un po' il sole, già questa è una bella notizia, anche perché oggi misteriosamente ha messo 20 gradi pomeriggio, quindi boh, boh. E io per mangiare aspetto ancora, aspetto un'oretta perché raga, colazione fatta da poco, anche bella, insomma, sostanziosa, quindi la pasta me la faccio dopo, però mi voglio lavare i piatti prima di cucinare la pasta, quindi mi guardo questo video, poi mi alzo e vi saluto perché vi sto un po' abbandonando in questo vlog, devo dire la verità, ma mi sto prendendo un po' di tempo per moi. Ok, ci sentiamo tra pochissimo. Eccomi qua, mi sono messo questo perché, insomma, la temperatura non è che sia proprio piacevole. Ci sono le 12:15, io mi sono alzato. La giornata sì, veramente sta uscendo bella, come promesso, farà un pomeriggio stranamente a 20 gradi e con un po' di sole, va bene. Meglio, meglio così. Io dicevo, mi metto a lavare i piatti perché non mi piace cucinare col bordello qua e con lo sporco. Quindi sistemo la cucina. E così passerà un po' di tempo e poi mi vado a fare quella pasta con il salmone che mi piace troppo. Io l'adoro, raga, la pasta salmone. E visto che era in offerta, avevo comprato, ve lo ricordate, il pacchettino a 3,69, qualcosa del genere, invece di 5 euro. Il pacchettino di salmone. Quindi è così. Raga, marzo sta anche finendo. Oggi è 29. Bene, bene. Allora, ci sentiamo dopo con aggiornamenti. Ho registrato tutte le cartoline sul sito, le ho messe già dentro l'album, ho sistemato tutto, adesso vado a sistemare la cucina. Sempre, è tutto un sistemare, raga. Devo anche andare in camera da letto a sistemare, appunto. Mamma mia, è tutto un sistemare, però facciamo tutto con calma, oggi senza nessuno che ci corre dietro.
A tra poco. E ce l'ho fatta, raga. Ho sistemato tutta la cucina per poi risporcarla di nuovo. Ma che... Ecco qua. Vabbè, però mi faccio una bella pranzetto. Vedete che è tutto a posto. Ho già la pentola pronta per la pasta. Io devo prendere un pentolino per fare il sughettino, diciamo, del salmone, chiamiamolo così. E va bene. Il sole in realtà va e viene, ci prende in giro. Guardate, adesso è di nuovo nuvoloso. Non so se riuscite a vedere, adesso ha messo a fuoco, ma va bene così. Ok, adesso mi metto in cucina, poi magari vi faccio vedere il piattino e mi sta salendo un po' di famina perché sono l'una e comunque dalle 10 all'una sono passati. Soltanto che mi sto abituando a non pranzare e quasi quasi salterei fino a sera, però so che poi pomeriggio mi viene fame, cosa faccio? Cioè, non va bene, non va bene, quindi mi faccio la pasta e vi aggiorno ancora. Devo ancora buttare i fiori, ma perché devo ancora preparare il sacco da portare giù. Quindi, poi mi devo fare anche la doccia, mettermi, insomma, vestirmi, ma da casa, che poi alle 3, credo, alle 3 dovrebbe arrivare il mio amico che viene a bere il caffè e gli do la cover che avevo ordinato. Sì, l'avevo fatta arrivare qua e poi, insomma, tutto questo. Ci sentiamo dopo, raga. Sto guardando una serie TV su Amazon Prime, cioè così ce l'ho sullo sfondo in realtà, è più una serie TV documentario, però è una storia terribile di bambini, satanismo e altre cose che non voglio dire, successo a in Emilia Romagna, non vorrei dire una cavolata, cioè in Emilia Romagna sono sicuro, non voglio dire una città per un'altra, ma nel 93, qualcosa del genere, adesso mi sfugge, sto seguendo, sto ascoltando più che altro, visto che è un documentario con i personaggi reali, insomma. Storia terribile, mamma mia. Però, così, per allegrarmi la giornata, vabbè, però sono interessanti, diciamo così. Va bene. Guardate, tanto storia passata questa, che succedono purtroppo sempre queste cose, ma la realtà, diciamo, questa storia passata, la realtà, ascoltare la realtà di oggi è peggio. Mamma mia. Ci sentiamo dopo, raga, vado a cucinare. Buon appetito, ragazzi, è pronto. Ecco la mia pasta al salmone. Guardate che buona. Ovviamente le due olivette non mancano mai. Raga. Mangiato, già pulito tutto, volete la prova? Non so se riuscirete a vederlo. Ho pulito tutto, giuro, caffeuzzo con crema. Ah, che bontà, che forte che sono queste capsule, raga. Forte, un caffè fortissimo. Notare il ditino. Come diceva la mia cara Mary. Mary Lou, dove sei? Col ditino. Sempre bevo il caffè. Adesso sono le 2:15, quindi ho ancora un po' di tempo. Dopo farò la doccia. E poi verrà il mio amico appunto a bere caffè di nuovo. Sì, io non so se lo berrò, gli farò compagnia sicuramente. Che relax, guardate un po', espressino, acqua fresca, la mia vestaglietta alla English. Bene, comunque è tornato il sole, tanto sappiamo che oggi andrà e verrà, cioè va e viene, verrà e andrà, come si dice. Vado a finire no, perché sono un po' di puntate, vado a continuare la serie che si chiama Veleno, se vi interessa, su Amazon Prime. È interessante, dura, tosta, ma interessante. Va bene. Ci sentiamo dopo. Bene. Le due puntuali. Vado a fare la doccia, il mio amico è sul treno. Mi ha scritto che c'era uno matto sul treno. Ho detto cambia posto prima che succeda qualcosa. Va bene, vado a farmi la doccia. E poi
Mi sono messo sul divano, sto guardando la serie appunto, ma mi stava venendo giù la palpebra. Ho detto vado a farmi una bella doccia calda. Raga, io non riesco più a vederlo io, questa serie. Ma perché ci sono le interviste originali dei bambini. Da cui è partito tutto, ovviamente. Quello che raccontavano non riuscivo più a vederlo. Adesso ho messo stop, mi vado a fare la doccia, poi vedo se riesco a continuare. Comunque, a continuare. Comunque era successo tutto in zona Modena Ferrara, ecco. Vabbè, ma perché mi è venuto in mente di guardare questa cosa? Dai, vado, ci sentiamo dopo. Vado a fare la doccia, raga, che ne ho bisogno. L'ho fatta ieri sera perché vi ho detto che ho pulito il pesce. Mamma mia, la puzza rimane per sempre. Quindi me la rifaccio adesso un'altra. Mi metto un pantalone, no, un pantaloncino, un pantalone della tuta. Mi metto la maglietta, tolgo questo, tanto sta scaldando, cioè si sta meglio. C'è ancora la finestra sollevata che c'è il sole. Anzi, sollevo anche questa, mi sa. Che batte proprio il sole qua, che entra il calore, tra virgolette. Però, che dura. Eccomi qua. Ok, ci sentiamo dopo. Sono sempre qua io, sono sempre qua. c'era qualcosa che vi volevo dire? Riguardo a qualcosa, ma come sempre non mi ricordo nulla, non mi ricordo nulla. Non gli avrei dato un come si dice, una scommessa, non avrei scommesso, ecco, non gli avrei dato un centesimo sul tempo è uscito bello. E raga, il sole dalla finestra è bollente, cioè è bellissimo. Dai, fiorellini, prendete il sole. Anzi, posso fare così? Vediamo un po' così, prendono proprio il sole questa. Ok, questi belli, così, perfetto. Belli, 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 belli. E alla fine io mi sono vestito così, adesso vi faccio vedere anche quanti gradi ci sono. Sono solo le 2 e un quarto e ci sono 16 gradi già. Vediamo quanti ne mette oggi. 17, anche se nell'antrometeo me ne dà 20. Prossimi giorni. Qua è un po' me. Oh, guardate come da Pasqua a Pasquetta che differenza. Che freddo. Va bene. Nell'altro meteo mi dà più gradi. Comunque, vi faccio vedere come sono vestito. In teoria, perché sono vecchietto, mi sono messo il maglioncino e la tuta. Guardate che bella questo pantalone della Puma. Io avevo anche la maglia uguale della Puma, ma non la trovo più, raga. Ma dov'è finita? Non lo so. Ciao. Questo è il mio outfit da casa. Bene. Eccomi qua. Come sono bellina. Va bene, basta far vedere i tuoi outfit. Purtroppo sì, non trovo. Non mi vedete? Purtroppo non trovo, raga, la maglia di questa pantalone. Devo andare a cercare da qualche parte. Dove cavolo è finita, non lo so. Il mio amico dovrebbe arrivare a minuti. Ci sentiamo più tardi. Rosso? Sì. Bello, Belle però, normale. mi piace. Sì, sono normali però. Una passeggiata. Troppo bello il tempo. Sono da solo. Non è vero, col mio amico suggerisce. Suggerisce, conosci? Tempo caldo. Sì, caldo, guarda, sono senza giù. Ho la felpa, ma si sta benissimo. Sono 18 gradi. Troppo bello. Andiamo a fare una passeggiata e poi ci avviamo più tardi, però fra un'oretta e mezza verso la stazione che c'è il treno e ci mangiamo un gelato. C'è la gelateria aperta. Andiamo là dietro adesso. Che bel cielo. Ah, ok. È un po' di viaggio, perché c'è il video? Come tu puoi essere Sì, lo cerco loro allora. vero? Ma questo non so se sono patate. Voi che sapete che verdura è questa? O se secondo me ci sono sotto tipo barbabietole, qualcosa del genere. Freddo c'è senza il sole. Vuoi portare a casa?
Che silenzio, relax. Sono uccellini. Ogni volta che passo qua mi sembra sempre, penso a Harry Potter con questo coso qua. Ah, laggiù c'è gente seduta, sta pescando, prende i pesci, eh? Sì, stanno pescando laggiù. E cosa, a pescare? A mangiare? È vero, qua si può fare il picnic. Andiamo un giorno. Va bene? Come vuoi. Tu non ce l'hai il carbone. Tu ce l'hai il questo. Ah, no, per fare la griglia, no, non ce l'ho. E compri poco, troppo. Bello questo albero, raga. Che fiori sono, giganti. Gigante? Gigante vuol dire che sono tanto grandi. Open. Ah, si stanno aprendo, troppo bello. Sì, schnell, schnell. Schnell, il cielo si sta coprendo. C'è un po' d'arietta, ma si sta ancora bene. Raga, il delfino! L'altra sera ho detto che c'era un delfino nel fiume. Ma che stupido, me ne sono accorto dopo che l'ho detto 3-4 volte. In realtà i cigni, ovviamente. Troppo? Troppo bel negozio. C'è tutto. Sì, c'è tutto. Poi ogni settimana c'è roba nuova. Troppo bello, sì. Kindergarten. Bravi, in bicicletta elettrica però. Anche la voglio, la bicicletta. Comprare. Sì, per andare da casa a Bano. Sai. Sì, deve. No, compra scooter. Si è sentito un rottino, scusate. Come? Scooter molto bene. Ah, qua a parco, andiamo? Scooter? No, ci vuole benzina, assicurazione. Volano c'è benzina, solo caricare. Ah, elettrico, quello monopattino. No, ho paura. Perché è pericoloso, meglio la bici. No, sì, perché la rubano. Però è comodo per andare in stazione. Invece di 20 minuti ce ne metto 4. La lascio lì la bici e poi si trovano a 30-40 euro. Tra un po' andiamo a mangiare gelato, eh? Tra poco andiamo a mangiare gelato. Ciao treno, il tuo fra un'ora. Ciao. Adesso andiamo in gelateria, oppure mi compro questo al posto della bicicletta. Vado direttamente al lavoro con quello, però posso andare fino a Regensburg. Le uova di Pasqua e il comune
Rathaus, sono venuto l'altro giorno Rathaus a prendere un documento. Che c'è? Che ridi? Ah, ecco le uova, le uova. Prendi un po' di fiori per casa, so. Decorazioni pasquali del comune. Ah, questi li ho visti già, che belli. Ho dimenticato di far vedere quello che c'era dentro, scusate. C'era gelato, ovviamente. Mi sono dimenticato. Era buonissimo. Non come quello di mio fratello, Dove è questo? Mi senti? Laggiù, penso. Stanno arrivando, Sarko. Ci vengono a prendere. Raghi, allora, spero che vi sia piaciuta la passeggiata fatta insieme a noi. Sono le 7:15, sono tornato adesso col pullman, però praticamente avevamo il treno e il pullman più o meno allo stesso momento. Io alle 7:40 ho preso l'autobus per tornare a casa, non avevo voglia di fare la camminata al contrario. Invece il mio amico alle 18:46 più o meno ha preso il treno, che si è andato a casa. Quindi sono a casa, adesso mi cucino il pesciolino veloce, tanto è una cosa di una mezz'oretta esagerando, poi mangio. Sono contento di aver fatto una passeggiata perché ci vuole, mi ha fatto bene prendere aria, un po' di sole, insomma quel poco che c'era perché poi si è annuvolato, ma sono contento. Avete visto che dietro casa comunque abbiamo dei posti carini da fare la passeggiata, altri ce ne sono, ma ovviamente in altri tempi li faremo. E beh, sono contento, davvero, un bel pomeriggio, dai, pertanto tale è stato qua buttato. Scusate, singhiozzo, vi ho mangiato gelatino che tra l'altro mi ha offerto il signore perché li conosce, ha detto dai, il primo gelato di questa stagione e te lo offro, quindi anche gelato gratis, che volete di più di questa giornata? Niente, adesso mi bevo un po' d'acqua perché ho mangiato gelato, sì, ma non ho bevuto niente, e anche la camminata si sta ancora bene, raga, c'è ancora luce. Volevo filmarmi ancora quando aspettavo l'autobus, ma ho fatto una bella videochiamata con mamma. Si parlava di Pasqua, vedete che c'è ancora luce, sono quasi le 7 e quando cambierà l'orario domenica saranno le 8, ci sarà ancora luce, bellissimo, io uscirò dal lavoro alle 8 con la luce, wow, quando farò i turni di sera, bene. Salute, mi ci voleva proprio l'acqua, bene. Noi ci sentiamo più tardi, prima di andare a letto, poi ovviamente domani mattina e poi concluderò questo vlog per il sabato sera e poi vedremo, perché domenica e lunedì non ci sono, raga, e vedremo che cosa riesco a girarvi. Tanto settimana prossima faccio le mattine, quindi pomeriggi staremo insieme, poi faremo una spesa, ci sarà uno svuota spesa e saremo già ad aprile. Vi mando un bacio per il momento, ci sentiamo più tardi. Sono le 10, raga, sì, le 10 di sera, ma io sono un pochino più tranquillo perché domani lavoro alle 12, anche se sarà una giornata forse più dura di quella di ieri. Ma non pensiamoci, bisogna lavorare. No, sono le 10, vi parlo adesso perché ho voluto finire la docu-serie Veleno di quello che vi ho raccontato prima della mia passeggiata, di quei bambini, di quella storia terribile. Sconvolto perché non pensavo un finale così. Comunque la serie si chiama Veleno su Prime, l'ha realizzata Paolo Trincia, che bravissimo, lui è delle Iene, o era o ex Iene, non lo so, mamma mia, ha fatto un documentario bellissimo. E praticamente, raga, questi adesso dopo 20, 16 anni, mi sa 20 anni,
Sono stati assolti tutti, hanno fatto tutti il carcere, i genitori di questi bimbi, altre persone, un prete, eccetera, eccetera. Ma perché dicevano che questi ragazzini sono inventati tutto e soprattutto la psicologa, gli assistenti sociali che li seguivano li hanno costretti a dire queste cose, era una cosa assurda, però Trincia e un'altra ragazza hanno cercato di parlare a questi bambini che ora sono più o meno trentenni. Non tutti hanno voluto parlare, alcuni hanno parlato, però due o tre, cioè non tutti hanno parlato perché non vogliono più aprire queste ferite. Due hanno detto, due o tre, che loro si sentono accusati di essere bugiardi, invece hanno raccontato la verità, quelle cose che hanno raccontato terribili sono successe davvero. Mentre altri due dicono che hanno mentito, o perlomeno dicono che hanno detto quello che gli assistenti sociali, la psicologa gli ha detto di dire. Cioè, terribile. E chi credi? E praticamente hanno chiuso il processo, tutti innocenti, però adesso cioè, si sta riaprendo qualcosa, non lo so, raga, ma che storia incredibile! Sono sconvolto, raga, non la conoscevo. Si chiamano i diavoli della bassa Modenese? No, Modenese? Oddio, insomma, mi sono confuso. Mi sembra che sia tra Modena e Ferrara, giusto? I demoni, una cosa del genere, terribile, raga. Comunque una storia assurda e secondo me nei prossimi giorni andrò anche a frugare altri video di YouTubers per vedere questa storia perché è incredibile. Perché se tutti i bambini hanno mentito, tutte queste persone hanno sofferto. 16 anni poi di carcere, hanno perso i loro figli, però se hanno detto la verità, sono tutti liberi, innocenti. Mamma mia, che storia, ragazzi, ditemi se la conoscevate anche voi. Io vado a letto un po' sconvolto, però veramente fatta benissimo. Bravo Paolo Trincia che poi aveva fatto un libro, un podcast su questa storia. Non so se è uscita recentemente, io l'ho scoperta adesso su Prime, non lo so. Penso che già un paio d'anni che. Penso già dal periodo Covid erano usciti questi podcast che aveva fatto lui, poi sarà uscito il libro, adesso questa serie docu-serie. Mamma mia, raga, va bene. È così, che storia assurda. Mistero italiano, veramente. Mistero italiano. Quindi vado a tempo di lavarmi i denti, vado a letto, mi guardo qualche video leggero su YouTube adesso, pertanto perché togliermi questa cosa dalla testa. Però sicuramente nei prossimi giorni andrò a controllare, a vedere altri video perché è una storia veramente sconvolgente. Vi mando un bacio, raga, vi voglio bene. Ci sentiamo domani mattina, mi raccomando, domani sabato. Guten Morgen, sabato. Non sono pronto, raga. No, 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 non sono pronto. Non sono pronto. Come state? Io devo dire che ieri siete stati con me, è stata una bella giornata, devo dire. Io scusate, approfitto, ma almeno bevo. C'è una scusa per bere, che parlo e mi viene sete. Allora, raga, sabato sì, ci sono già 15 gradi in questo momento, anche se io comunque non è che senta così questo caldo. Oggi ne ha messi tanti, tanti, 22, 23, insomma. Questa è la giornata più calda fino ad ora che farà, ma io sarò dentro comunque al lavoro, quindi non mi interessa. Alle 8 ci saranno 15 gradi esattamente come adesso, anzi, 15 gradi alle 8 di sera. Ma la cosa bella è che domani si cambia l'ora, stanotte si dorme un'ora in meno. Voi direte, ma tanto è domenica, si dorme di più? No, perché mio fratello verrà intorno alle 9 a prendermi. Perché c'è il fatto della Pasqua, dobbiamo pranzare insieme, fare la caccia alle uova con i bimbi in giardino, perché mette anche domani una bella giornata, più di 20 gradi. E, insomma, quindi dormirò poco, ma recupererò ovviamente domenica sera che dormo da mamma. Cosa vi devo dire ancora? Che oggi sì, vabbè, lavoro si sa che già sabato tutti vanno a fare la spesa, poi 2 giorni chiusi qua hanno paura che rimangono senza cibo. Chissà se oggi mi tocca di nuovo fare tutto il pesce, mamma mia. Tu sarai sempre al pesce, non sarà una cosa come il giovedì perché c'era venerdì santo, mangeranno più carne comunque.
Volevo farvi a voi la domanda se anche voi andate in ansia con i supermercati, nel senso quando sono chiusi, però ci ho pensato, da voi praticamente non sono mai chiusi i supermercati, giusto? Quindi uguale, festività, domenica, forse rare occasioni sono chiusi, ma se no avete tutto aperto tutto l'anno, quindi non c'è questa cosa. Però vabbè, non lo so. Comunque cambiamo discorso. Dicevo che farà una bella giornata. Sì, ovviamente entriamo ad aprile, quindi adesso c'è un po' di foschia, ma tranquilli a proposito, visto che ho la camera girata, vi faccio vedere che non ci sono più fiori sul tavolo ed è troppo triste, strano. Non ci sono più, però vabbè, ho ancora questi finché reggono. Nulla. Adesso io appunto ho già fatto la colazione, sono le 9, le 8:50 praticamente. Vado nel divano, dovrei preparare qualcosa per pranzo, voi direte, per cena, quello che è, sì, però non c'ho proprio voglia, non so cosa fare e mi sa che non mi porto nulla e niente, mi mangio poi non lo so, un caffè, un bretzel, vediamo un po'. Questa qui, ah, vi devo far vedere una cosa, mamma mia, questa è la cosa, il termos che mi ha dato Fabio, è praticamente, grazie a Vanessa e Family, praticamente ho scoperto, la cannuccia bisogna tenerla dentro, ok? La cannuccia bisogna tenerla dentro, e come si fa a bere dalla cannuccia? Ma basta schiacciare questo tastino qua, guardate. Guardate, si solleva, si tira un po' indietro questo e si beve da questo coso. Mamma mia. Basta questo tastino, io sono rimasto sconvolto che non l'ho trovato. Però io vorrei bere da qua, perché non mi piace bere dalla cannuccia, vorrei bere da qua, però mi hanno detto anche che questo è lo sfogo del vapore, ma in realtà secondo me si può bere da qua, io dovrei provare. Mi sbrodolo tutto, mi ustionerò, non lo so. Adesso devo un po' cercare. Datemi ancora consigli. Allora, grazie innanzitutto alla Family, Vanessa e Family, perché senza di loro non avrei mai scoperto questo tastino miracoloso. Però adesso ditemi del buco. Io voglio bere da qua, raga. Non lo so, devo provare con l'acqua, ovviamente mi bagnerò al massimo. Non lo so. E questo me lo porterò pieno. Settimana prossima che farò le mattine, quindi alle 10 con la pausa, invece di andare giù al bar a spendermi 2,50 euro per un caffè, mi bevo il mio caffeuzzo, perché tanto dopo 4 ore penso che sia caldo ancora. Non so quanto reggono i termos, o tiepido perlomeno. Vediamo, proverò, perché dalle 6 alle 10 che faccio pausa, a volte faccio pausa anche alle 9:30, ma anche se fossero le 10:30 dovrebbe essere caldo. Bene, io cosa vi devo dire, raga? Che vi devo dire, raga? Che vi devo. Non mi sono incantato. Alla mattina, dopo la colazione, viene questa energia che poi dopo 5 minuti crolla, praticamente sono per terra. No, vi devo dire che vi saluto, raga, perché è già lungo questo vlog. Vlog del sabato sera. Vi auguro una Pasqua bellissima con le persone che volete più bene. Stateci vicino, una buona Pasquetta. Devo dire che auguro anche a chi lavora, perché molta gente, tantissima gente a Pasqua e Pasquetta lavora. Beh, io stesso ho fatto anni di gelateria, quindi le feste non c'erano praticamente. E quindi a tutti quelli che lavorano in ristoranti, in bar, che magari hanno turni in ospedale. O non lo so, ci sono tantissimi lavori in cui si lavora, tantissimi lavori in cui si lavora Pasqua e Pasquetta, anche soltanto chi ha appunto i negozi aperti, tipo a Pasquetta se ci sono i negozi aperti, non lo so da voi adesso se Pasqua, spero che a Pasqua sono chiusi su cavolo di supermercati in Italia, raga, però a Pasquetta magari qualcuno lavora, insomma, vi auguro a tutti una buona Pasqua di pace e serenità. Questa settimana manca la poesia, mi dispiace ma non sono ispirato. Potrei fare una poesia sull'ovetto, però magari la prossima, dai, vi abbraccio forte, vi voglio bene, vi mando un bacio, lasciate un like, un commento, aprite tante belle uova con tante belle sorprese, vi ringrazio, ci sentiamo, io vi dico martedì sera, dovrei esserci martedì sera, adesso ovviamente mi prendo una pausina, ci sentiamo martedì sera raga, che saremo già ad aprile,
E niente, un bacio grande. Ci sentiamo. Chiudo, così me lo edito questo vlog. E ci sentiamo presto. Ciao, voglio bene.